Torna in Piazza Immacolata a Taranto il pullman azzurro della Polizia di Stato. All'interno una vera e propria aula didattica multimediale itinerante, poi una estensione all'esterno, un percorso che mostra che cosa succede quando ci si mette alla guida ubriachi oppure sotto l'effetto di stupefacenti. Insomma, qui si impara il codice della strada, ma anche le dirette conseguenze se non lo si rispetta. Non riesco a vedere nulla, si vede, è tutto, vedo tutto sfocato, aiuto. Si sente un po' come se si fosse ubriachi? Sì, un sacco. E tu hai mai bevuto? No, cioè talmente tanto da sentirmi ubriaca, no. La sicurezza stradale è importante per i giovani, è una campagna che va avanti da tanto tempo. L'anno scorso il pullman è stato anche in altre città della provincia, lo ripeteremo anche quest'anno. Proprio ieri, tra l'altro, in queste sinergie che ci sono con la polizia locale, le volanti e il reparto prevenzione crimine, abbiamo fatto una serie di controlli sull'uso del casco in alcune zone della città. Saltare un allenamento delle volte può essere costruttivo se si assiste a una giornata del genere, dove si può essere d'esempio per i giovani, per le scolaresche, anche perché io sono una giovane e spero di essere d'esempio e da stimolo.